recentemente presso il mio ambulatorio noto un importante afflusso del pubblico maschile, tanto che circa il 30-40% dei miei pazienti sono pazienti uomini. Le richieste che il paziente uomo fa giornalmente si pongono più o meno sullo stesso piano di quelle che vengono effettuate dal pubblico femminile. È diverso ovviamente l'approccio che io ho con il pubblico maschile, in quanto nell'uomo si tendono ad effettuare trattamenti similari, quali infiltrazione di tossina botulinica, che va molto bene per quello che riguarda soprattutto la regione del terzo superiore del volto, e trattamenti di biostimolazione o di infiltrazioni di filler a base di acido ialuronico, di idrossiepatite di calcio, soprattutto nel terzo medio ed inferiore del volto. Ma quello che ovviamente cambia è l'entità del risultato che noi vogliamo ottenere. In entrambi i casi c'è da parte della clientela una richiesta di un risultato naturale, però ovviamente nell'uomo si cerca di andare a ripristinare quelli che sono i volumi che sono andati persi, soprattutto perché molti di questi uomini che affluiscono al mio ambulatorio sono degli sportivi e quindi ovviamente presentano a livello del volto degli inestetismi legati proprio all'attività che svolgono quotidianamente, dando loro un risultato che però non gli modifichi notevolmente quelle che sono le loro modalità anche di interagire con l'ambiente circostante. Quindi per intenderci, nell'andare ad effettuare un trattamento di tossina botulinica nel terzo superiore del volto, si tende ad ammorbidire quello che è l'aspetto delle rughe, cercando comunque di lasciarle in parte, di fare in modo che comunque l'uomo continui a dimostrare l'età che ha. Nel terzo medio ed inferiore del volto, le infiltrazioni di acido ialuronico, di idrossiapatite di calcio o i trattamenti di biostimolazione sono comunque finalizzati a mantenere la pelle giovane senza però modificare troppo quelli che sono appunto gli aspetti tipicamente, diciamo, maschili.